Quando ho finito di girare il mio ultimo James Bond, cercavo qualcosa di diverso da raccontare. L'idea è nata quando ero bambino, perché mio nonno, Alfred Hubert Mendes, ha combattuto nella Prima Guerra Mondiale ed entrò in guerra nel 1917. Era un messaggero di prima linea. Racconta con queste parole il regista Sam Mendes, premio Oscar per American Beauty e 2007 nel suo curriculum, il suo coinvolgimento nel film 1917, fresco di 10 candidature agli Oscar 2020 e in uscita a gennaio per 01 Distribution. I caporali Schofield e Blake dell'ottavo battaglione condividono amicizia e cameratismo, ma il loro legame sarà messo alla prova in un modo che nessuno dei due avrebbe mai potuto immaginare. Armati di mappe, torce, pistole lanciarazzi, granate e pochi viveri, devono attraversare le trincee per raggiungere il fratello maggiore di Blake e consegnargli una lettera. Un percorso nell'inferno della Prima Guerra Mondiale, che nell'operazione Halberich oppose le truppe inglesi ai tedeschi. Più di 1500 soldati al servizio della corona, messi a rischio della vita, nelle mani di due giovani uomini. Il film rende omaggio non solo ai soldati della Prima Guerra Mondiale, ma a tutti i militari del passato e del presente e al loro sacrificio per il bene comune e la ricerca della libertà. Nel ruolo dei due giovani soldati troviamo George MacKay nei panni del caporale Schofield, mentre Dean Charles Chapman è il caporale Blake. MacKay, inglese del 1992, nonostante la sua giovane età, vanta una filmografia di tutto rispetto, con 15 film all'attivo e diverse serie televisive, mentre il coprotagonista, Chapman, è ancora più giovane, del 1997. Inglese anche lui, conosciuto per il ruolo da protagonista in Billy Elliot The Musical, ma soprattutto per il personaggio di Tommen Baratheon nel Trono di Spade. Tra gli altri interpreti figura Andrew Scott nel ruolo del tenente Leslie, Richard Madden, anche lui passato per il Trono di Spade e la serie Medici, nella parte del tenente Joseph Blake, e infine Colin Firth, che interpreta il generale Harrymore, e Benedict Cumberbatch, il colonnello Mackenzie. Il regista Sam Mendes ha voluto girare il film in modo inconsueto, come se fosse un lungo piano sequenza, cioè come se non ci fossero mai stacchi di montaggio tra una scena e l'altra. Per dare questa impressione di continuità narrativa, spiega Mendes, la macchina da presa non si allontana mai dai due personaggi, che sono seguiti a distanza ravvicinata durante il pericoloso percorso in 1917. Un paio di ossessioni ricorrono nella storia del cinema. Prima, il film girato in soggettiva. La macchina da presa sta ad altezza occhi del protagonista, come certe telecamere da indossare, prima di buttarsi giù per i pendii o guidare in Formula 1. Altri usi sensati in realtà non ce ne sono. Nel cinema di finzione il risultato è più strano che coinvolgente. Seconda, il piano sequenza che segue il protagonista dall'inizio alla fine del film in tempo reale. Ci aveva provato Alfred Hitchcock in Nodo alla gola.
puntando l'obiettivo su una giacca o una parete alla fine di ogni rullo, per camuffare il cambio di pellicola. Lo ha fatto Alejandro González Iñárritu in Birdman e Aleksandr Sokurov in L'Arca Russa. A lui il record della genuina e unica ripresa, con una messa in scena complicatissima, anche di orchestre e balli dentro l'Hermitage. Qualcuno contesta il primato, ma certamente usa meno trucchi dei rivali. Anche il piano sequenza di 1917 è posticcio, ma per quanti sforzi faccia l'attento spettatore, è difficile cogliere le giunte. Racconta una missione impossibile durante la Prima Guerra Mondiale, ispirata dal racconto di nonno Alfred Mendes. Si offrì volontario per consegnare un dispaccio e ritornò senza un graffio, ma con esperienze da far rizzare i capelli. Il futuro regista ascoltò la storia a 11 anni. Due giovani soldati lasciano la trincea con un messaggio importantissimo. 1600 commilitoni di un settore distaccato stanno per cadere in una trappola. I tedeschi hanno fatto finta di ritirarsi. In realtà sono pronti ad attaccare. Il viaggio di Scofield e Blake, che ha un fratello tra i soldati in pericolo, è periglioso, cruento, pieno di insidie e dovrebbe essere angosciante. Dopo il bellissimo 007 Skyfall, il regista, lanciato nel 1999 da American Beauty, ha per modelli Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg e Dunkirk di Christopher Nolan. Gira e organizza le comparse magnificamente in 2 chilometri di trincea ricostruita. Ne esce un esercizio di stile con qualche momento visionario. È un assoluto disprezzo per le regole del genere. Se mostri un attimo di umana pietà, il nemico ti ammazza.